dottor Pagarella vorrebbe rilasciare dichiarazioni. E allora, Pagarella, sentiamo. L'ascoltiamo, Pagarella, dica. Allora, noi non sentiamo più... Forse mio cognato non ha capito che si tratta della carcerazione del 1963. Pagarella, non è che lei deve suggerire quello che deve dire suo cognato. Suo cognato come imputato può fare delle dichiarazioni spontanee, questo è quello che ha fatto. Non è che lei può suggerire o scegliere quello che può dire o non dire. Ha detto quello che ha detto. Se non le sta bene, allora noi lo prendiamo atto, ma non mio può cognato nel 1963. Non può sostituirsi, Pagarella, lei non può sostituirsi a quello che deve dire Rin. Lei faccia le sue dichiarazioni. No, io non è che, siccome ho capito che parlava del 93, e così ha detto, e Grado faceva riferimento al 1963, allora, la ripeto, prima carcerazione che abbiamo passato, ripeto, per un'associazione. Bagarella, mi ascolti, ripeto, lei non può sostituirsi a no, quello... No, io non mi sostituisco, allora continuo faccia, io con la mia dichiarazione spontanea. Dica quello che ci vuole dire lei e noi l'ascoltiamo. Allora, Grado dice... Ma non ci dica quello che avrebbe dovuto dire suo cognato. E allora, ci dica lei. Grado ha detto l'altro giorno che nel 1963 io feci arrestare mio cognato, all'epoca non eravamo cognati, Sina Salvatore, e mio fratello. E allora, tanto che vi invito ad andare alla caserma dei carabinieri a cercare i verbali. Ebbene, se non ricordo male, Sina, mio cognato, ora... Sei appassionato di storie di mafia e vuoi scoprire i segreti più oscuri e le vicende meno conosciute? Abbonati al canale dal pulsante che trovi sotto al video oppure dal link che trovi in descrizione e accedi a video esclusivi dedicati ai misteri della mafia, alle inchieste più scottanti e ai racconti che non troverai da nessun'altra parte. Entra adesso nella nostra area riservata e scopri tutto ciò che la storia non ha mai rivelato. È stato arrestato verso novembre del fine novembre del 63. Sì. Io sono stato arrestato verso il mese il 20 di giugno del 1964. Mio fratello era latitante, è rimasto sempre latitante e tuttora è latitante. Quindi io non ho fatto arrestare a nessuno. Grado, a posto di parlare di queste cose, che a me l'altro giorno volevo prendere la parola l'altro giorno, però ero troppo arrabbiato, ho preferito parlare insomma con la canna. Dovrebbe raccontare quanto ha fatto fare assieme a Contorno l'arresto dei 162 a Palermo, quanto che queste Contorno e lui, che poi si è saputo al maxi processo, venivano chiamate prima luce, hanno fatto arrestare 162 persone, che poi questo processo ha coinfluito nel maxi processo di Palermo. Quindi che viene qua ora, dopo 50 anni, a dire una falsità, dopo 20 anni che fa il collaboratore, viene in questo processo a venire a dire che io ho fatto arrestare, beh, dovrebbe pensare per i fatti suoi. Però se la Corte vuole può cercare questi documenti, io cercherò qualche documento, ma sarà difficile, perché quel processo è stato celebrato a Bari. Nel 1969 è stata data la sentenza. Va bene, i suoi difensori potranno documentare. Noi prendiamo atto delle sue dichiarazioni. Io stavo dicendo anche, solo che se avevo l'avvocato... Scusi, Pagarella, anche per capire noi, perché lei mi pare che ha lanciato un'affermazione. Quindi lei ci sta dicendo che suo fratello Calogero è vivo ed è latitante. Abbiamo capito bene? È latitante, è stato sempre latitante, non è stato mai arrestato, Presidente. Va bene, ne prendiamo atto della sua dichiarazione. Cioè, queste sono invenzioni di Grado, perché... Grado che cosa dice? Che io gli avrei ammazzato il figlio, mio cognato gli avrebbe fatto scomparire il fratello. Allora, lui parla per astio, non è che parla perché lui è vero quello che dice. Poi non capisco come mai dopo 20 anni che fa il collaboratore si ricorda giusto ora, l'altro giorno si è ricordato di questa cosa e la butta lì così, insomma non lo so, poi giusto in questo processo, insomma cose strane, signor Presidente. Le persone fa restare Grado, non io, Presidente. Grazie, ho finito. Va bene.